Senta, io le voglio fare un'ultima domanda che riguarda altri argomenti che però sono molto importanti perché riguardano il clima, stiamo vedendo quel che sta accadendo, no? In Nord Europa, in Germania soprattutto, con dei riflessi anche a Bruxelles, perché c'è una normativa europea che riguarda il clima, che è in agenda a breve, se non sbaglio, lei anche di questo si occupa in Europa, peraltro. Sì, è stata presentata alcuni giorni fa dalla Commissione europea, è un pacchetto di norme, l'hanno chiamato Fit for 55, lo dico lentamente perché è una sorta di scioglilingua in inglese, 55% di riduzione delle emissioni entro il 2030, la neutralità climatica, cioè zero emissioni al 2050, che è bello dal punto di vista dei titoli, ma in realtà nasconde un ideologismo ambientalista che avrà dei costi enormi, perché il rischio enorme è che questi costi si riversino sulle bollette, quindi sul costo dell'energia per le famiglie di tutta Europa e sulle imprese che verranno costrette ad una transizione velocissima, sacrificando migliaia di posti di lavoro. Il tutto per evitare la Germania e le tragedie che abbiamo visto in questi giorni? Purtroppo no, perché l'Europa è responsabile soltanto dell'8% delle emissioni globali. Applicando tutto questo pacchetto che costerà 3.500 miliardi di euro, pensate di cosa stiamo parlando, ridurremo le emissioni globali dell'1%. Nel frattempo Cina, India e Stati Uniti sono responsabili del più del 50% delle emissioni. Purtroppo il mondo non lo possiamo salvare da soli e quindi non dobbiamo mettere fuori mercato le nostre aziende. Quindi sostenibilità ambientale sì, ma sempre insieme alla sostenibilità economica delle aziende e la sostenibilità sociale dei costi per le famiglie. Questa è una battaglia importante che va fatta con buon senso e non con l'ideologia green.